Maggiorata intorno al mondo. Ciao, sono Matilde. Oggi vado alla festa della Maggiolata a Oltone in Abruzzo. Voglio organizzare una festa così con tutti i miei amici nel mondo. Mirdita Matilde. Brian, mi piacerebbe organizzare una festa tradizionale con tutti i nostri amici nel mondo. Va bene, questo è il mio vestito della festa tradizionale. Vestito in albanese si dice roba. Ora manca il cappello e le scarpe. Possiamo andare da Alex in Nigeria. Ndewo Matilde, ndewo Brian. Ciao Alex! Vogliamo organizzare una festa tradizionale. Abbiamo in roba, vestito, ma ci manca un cappello. Ma nel vestito tradizionale del mio paese noi abbiamo un bellissimo Ichafu, un copricapo. Eccolo! Andiamo a chiedere la stoffa ad Olli in Svezia. Lei ci aiuterà. Hey, Godag! Ciao, buongiorno, Olli! Puoi aiutarci per la nostra festa tradizionale? Sì, certo, mia nonna può fare un hat, cappello di lana, ai ferri. Ma non abbiamo in roba, vestito! E manca un Ichafu, un copricapo per le bambine! Andiamo in Honduras da Yasmin. Yasmin è la festa della Repubblica e balla! Hola amigos, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien. Che bello il tuo vestito e anche il copricapo con i fiori. Ce lo puoi prestare? Sì, vi do anche i gioielli. Ma per fare i roba, il vestito alle altre bambine? Serve il trado, la stoffa. Ho un'idea, andiamo in Cina dai nostri amici. Ci serve il trado, la stoffa. Per fare i roba, vestiti per una festa tradizionale. Noi abbiamo si tou. Però manca jin su si. Ho un'idea, andiamo da Mombani in Pakistan, lui ci aiuterà. Andiamo! Assalamu alaikum. Walaikum assalam. Vogliamo organizzare una festa tradizionale. Ci serve il filo. Sì, sì, qui in Pakistan abbiamo il filo tar di cotone e cashmere per fare i vestiti. Ma chi la può cucire? Andiamo a Prato da Tommaso e Vittoria. Ciao Tommaso, ciao Vittoria. Abbiamo la stoffa trado. Abbiamo la seta si tou. Abbiamo la lana ul. Abbiamo il filo tar. Voi ci potete aiutare a cucire i vestiti? Sì, certo, a Prato ci sono le fabbriche tessuti. E ci sono bravissimi sarti che possono cucire cappelli e vestiti. Abbiamo vestiti e cappelli e non abbiamo le scarpe. Ho un'idea, andiamo da Isaac in Marocco, lui ci aiuterà. Alaikum salam. Qui nel deserto le tribù berbere hanno copricapi bellissimi e ci aiuteranno a fare le babouche al balra in pelle a gildo. Evviva! Ora abbiamo tutto! Andiamo in Georgia a prendere Saida. Ciao Saida! Pivet! C'è un vestito tradizionale in Russia? Uno scelto di fiori, per bambine. Ora c'è tutto! Ma cosa mangiamo alla festa? Andiamo? La maestro Sel!
nonna a prendere la pizza. Ciao maestra Rossella, ciao maestra Patrizia. Ciao bambini. Vogliamo fare una festa tradizionale. Ma non c'è da mangiare. Bene, allora io porto le pizze e i susamielli. E tu, maestra Patrizia, cosa porti? Sono Emiliana e porto i tortellini. E visto che siamo qui a Napoli, adesso invito anche Pulcinella. Sì, Pulcinella, evviva! Ma dove facciamo la festa? Andiamo da Eva a Roma, lei ci aiuterà. Ciao Eva! Ciao amici, vi stavo aspettando. Non sappiamo dove fare la nostra festa tradizionale. Tranquilli, ho prenotato il Colosseo. Evviva! E così fecero una festa tradizionale con vestiti fatti di stoffa, trado, lana, ul, seta, sotou e filo, tar. Preziosi provenienti da tutto il mondo e si divertirono tantissimo. Bye.